a tutti, benvenuti, bentornati su questo canale. In questo video nuovo, cotto appena adesso a puntino. No, cosa? Che video è questo? L'avete letto sicuramente dal titolo che video è. E infatti adesso mi devo preparare con la testa bella libera. Allora, ho i capelli sporchi, sembrano puliti. In realtà le lunghezze da qui in giù sono pulitissimi, sono profumati. Sono veramente profumatissimi con questo balsamo qua, rimangono profumatissimi, però da qui in su sono sporchi, anche perché sto usando il berretto molto in questi giorni per proteggermi dal freddo, perché qua c'è sempre tra i meno 14 e meno 11 gradi, insomma, la mattina, quindi è abbastanza fresco. E che cosa voglio fare oggi? Voglio fare la tinta ai capelli, ma perché vi faccio il video? Perché voglio vedere che colore esce fuori da questi, cioè partendo dai miei. I miei capelli, come vedete, hanno tre colori: c'è il mio biondo, il biondo decolorato e c'è ancora il rosa, che non so se voi vedete, ma c'è ancora del rosa qui. Ecco, non è ancora andato via, fortuna che è semipermanente il colore. Voglio vedere, facendo questa tinta qua, L'Oreal Prodigy numero 10, voglio vedere che colore ne uscirà fuori, partendo da tre colori in testa. Spero venga fuori un colore abbastanza uniforme, e faccio questo visto che ce l'ho, perché al momento non vado dalla parrucchiera e quindi devo sistemarli in qualche modo. Poi magari quando sarà pubblico questo video e lo vedrete, avrò già cambiato capelli. Vabbè, sapete che io amo cambiare capelli, pettinatura, eccetera. Anche se è ormai un anno che ho i capelli così, però a me piace molto cambiare. Allora voglio fare questa. L'avevo presa ancora tempo fa e ce l'avevo inutilizzata lì nel cassetto, e giusto per darmi una sistemata, per cambiare un attimino l'aspetto, voglio farlo. All'interno della scatola c'è il contenitore con il beccuccio che si svita, questo qua non si stacca così, ma si svita. Ci andrò ad inserire la crema colorante, che è questa qui, e poi il rivelatore in crema, che è questo qui. E poi all'interno c'è anche ovviamente la bustina con i guanti neri, assolutamente neri, bellissimi. E c'è anche la spatolina per girare, mischiare le due creme. E tanto poi si deve shakerare in ogni caso, però per dare una prima mischiata si usa la spatolina che c'è qui, e è nera anche quella. Basta. Ah sì, no, poi all'interno della scatola c'è anche questo, ovviamente c'è sempre, e questo è il balsamo per il colore, quindi ogni volta che si fa lo shampoo poi si mette questo balsamo e aiuta a proteggere il colore, a portarlo avanti per un po' di tempo, insomma aiuta a farlo durare un attimino di più. E basta, io metto via quindi shampoo e balsamo per questa volta, perché ho deciso all'ultimo di fare questo lavoro, quindi non avevo programmato di fare la tinta, però mi sono ricordata che ce l'avevo, ecco. Quindi dopo 5 minuti di preparazione, di intro di questo video, posso finalmente iniziare, e adesso mi accendo anche le varie luci e niente, e partiamo con questo video tinta.
ecco qua, quindi adesso aspetto che la tinta agisca. Secondo me qua non verrà niente praticamente, ma spero in bene. So che con questi occhiali non sto bene, ma questi sono gli occhiali da tinta, nel senso che se si rovinano le stanghette non mi interessa, se si rovinassero invece queste qua mi darebbe fastidio perché sono di marca e quindi preferisco evitare, anche se li dovrò cambiare prima o poi, ma preferisco evitare. E niente, adesso sciacquo il tutto, tutto il gran casino, pulisco un po' e niente, adesso penso di aspettare una mezz'oretta e poi parto con il risciacquo della tinta numero 10 L'Oreal Prodigy. Speriamo bene. No, spero veramente bene. Sicuramente prenderà su quelli decolorati, questo è sicuro. Ma sugli altri del mio colore dubito che prenderà come tinta. Vabbè, staremo a vedere. A dopo! Ecco qua, quindi ho sciacquato i capelli e il risultato, insomma, sembro tipo pelle di carota, cioè ho i capelli arancioni in certi punti. No dai, è andato via abbastanza l'arancione e quindi è venuto un biondo, c'è ancora il rosa, c'è ancora il rosa, ma vi rendete conto? Cioè questa non è una tinta semipermanente, è un colore vero e proprio. Cioè non viene via con niente. Vabbè, se siete curiosi di sapere qual è il rosa ve lo faccio vedere. Ecco, la tinta che io usavo era questa, la Rich Directions, questo qua, e il colore è Carnation. Ecco, quindi sappiate che questa sui miei capelli non va più via, nonostante sia una tinta semipermanente. Adesso volevo tonalizzarli un attimino, questo è il white toner, è quello che toglie il giallo, però devo dire che non sono proprio gialli gialli, pensavo molto peggio, per cui io direi di lasciarli così e non andare a rovinarli ulteriormente, perché comunque il tonalizzante un pochino li rovina. Quindi, fatto tutto ciò, adesso non mi rimane che asciugare i miei capelli con il phon. Sì, li asciugo con il phon perché c'è troppo freddo e se no mi ribecco l'influenza, quindi mi tocca asciugarli con il phon. Un attimo, cioè... E questo che cosa sarebbe? Un nodo? Cioè, aiuto. Ok, risolto. Avevo già preso paura. Ecco qua, quindi i capelli sono tinti. Sì, sono rovinati qua, cioè io avrei da tagliare tutto questo pezzo perché è rovinatissimo, però ecco, sono perfetti, sono un po' più in ordine, no? Cosa dite? Guardate che bellini, sì, qua sono lunghissimi, devo andare a sistemarli veramente, però intanto ho sistemato il colore perché veramente ero stufa di vedere due, tre, ecco, 2/3, ecco, adesso almeno ce n'è
ce ne sono due più o meno. Poi andando avanti con i lavaggi si scaricherà questa tinta. Ok, adesso metto i capelli dietro le orecchie perché sono diventate talmente lunghi che riesco a metterli anche dietro le orecchie. Questo è il colore per questa volta, quindi la tinta è questa e sotto invece è un po' più scuro, ovviamente. Qua è più scuro sotto perché c'era la mia colorazione naturale e invece qua erano decolorati per cui sono rimasti belli biondi. Vabbè dai, non è male, almeno adesso sono in ordine. Ditemi cosa ne pensate di questo video e adesso posso farmi finalmente la doccia visto che i capelli li ho sistemati. Vado a mettere legna nel fuoco e noi ci vediamo in un altro video. Spero di avervi tenuto compagnia e un po' diversamente dal solito e ci vediamo in un altro video. Ciao, grazie, ciao ciao!